Rieccomi qua, amici. Dopo avervi raccontato i miei 100 anni di storia, sono di nuovo pronta per parlarvi di un'altra avventura e accompagnarvi in questo nuovo emozionante percorso. Ogni settimana avrò il piacere di parlarvi del nostro ritorno in cadetteria, ma soprattutto di farvi conoscere a 360 gradi vecchi e nuovi cuori granata. Accendete i motori, allacciate le cinture. Inizia il nostro viaggio, un bel viaggio. La Reggiana compie 100 anni, mi ricordo che tempo fa, quando Modra compì 90 anni, e quell'anno abbiamo vinto il campionato. Guarda che stranezza, speriamo che si arrivi, ma per dire, insomma, si fa un pensiero di quel tipo lì. Romano, homo faber fortune sue, l'uomo è artefice del proprio destino. Non può essere un caso o la cabala l'artefice di nuovi successi. La programmazione, la competenza, la serietà, questa la vera nostra forza. Stadio Giglio, 13 giugno 1999, ahimè, data storica. La mia ultima apparizione in Serie B contro la Lucchese. Vincemmo una battaglia, sì, ma perdemmo la guerra. Fummo retrocessi in Serie C. Per 21 anni conobbi le fiamme dell'inferno. Poi d'incanto di nuovo la luce. Un nuovo giorno, un nuovo inizio. Ce lo ricordiamo tutti. Era il 22 luglio di quest'anno, il 2020, nella nostra casa, nella finale playoff contro il Bari. Tanti cuori granata suonarono la carica, uno su tutti, Lele Adani, nostro tifoso e concittadino. Già, la finale. La finale. L'ultimo atto, non c'è domani. Pochi hanno la fortuna di vivere un'attesa simile, di godere di un evento del genere, anche solo una volta nella vita. Invece, ragazzi, voi la giocherete, voi, e tranquilli, alle spalle avrete una marea granata, la gente di Reggio pronta a sostenervi, che vi ringrazia per quello che avete fatto, dove ci avete portato. Massimiliano Alvini, grazie. Hai dato identità, hai formato uno stile e la gente di Reggio si rispecchia nelle tue idee e nei tuoi valori. Sappilo, società reggiana, avete formato un gruppo speciale, avete lavorato benissimo. La gente di Reggio sa essere riconoscente, sa dare merito al lavoro, ai sacrifici. Cara storia, è ora di essere ridisegnata, non credi? È ora di essere riscritta. 21 anni di ingiustizie, di sofferenze, di lunghe attese, di delusioni. Perciò, caro destino, ora parlo a te. Terotti Marò, cosa pensi di fare? Stai dalla nostra? Perché se non ci dai quello che ci meritiamo, ce lo veniamo a prendere. Fatti da parte. Vamo, Reggia, ancora una volta. Vamo, caraco, dai candon. E alla fine ci prendemmo ciò che ci spettava. Ancora mi commuovo.
Ma ora basta guardarsi indietro. Come promesso all'inizio, andiamo a conoscere uno dei tanti nostri cuori granata. Lui ci racconterà se stesso, la sua storia, come in un film, attraverso alcuni fotogrammi della sua vita, le sue gioie, le sue delusioni, le sue emozioni che l'hanno portato sin qui. Il primo dei cuori granata che voglio presentarvi è proprio lui, il nostro presidente, Luca. Luca Quintavalli. Alessandro, guidaci in questo nostro bel viaggio. Luca, dici tutto di te. Presidente, per raccontare la tua storia comincerei dalla foto più antica che abbiamo selezionato. È una foto di un'officina, vuoi raccontarci cosa rappresenta questa foto? Ma rappresenta un po' l'inizio della storia professionale non solo mia ma della mia famiglia, in quanto quello è stato il primo punto dove è iniziato il lavoro che oggi è diventato una realtà industriale importante, da dove mio nonno con tutti i suoi soci e collaboratori iniziò a faticare per cominciare a costruire dei veicoli speciali. È qualcosa di strano pensarlo oggi perché è così cambiato e tante cose si sono fatte, però è bello ricordarselo perché in centro a Cavriago non c'è più, ma quel contesto lo si vive ancora. E allora, dal primo atto di Olmedo all'ultimo, la foto dell'ambulanza granata, cosa rappresenta per te? Cosa ha rappresentato quella serata? È qualcosa di unico, perché ha unito un po' una vita professionale a una vita sportiva, a una vita vissuta in città, considerando quanto è stato dato da me, dai miei soci alla società e da me, dai miei soci al lavoro per ottenere qualcosa a favore della collettività. Qualcosa che si è tradotto in un valore aggiunto che ha potuto dare, ne sono onorato, la mia azienda, perché all'interno di quell'ambulanza c'è sì la tecnologia di un'azienda, ma c'è il bene e il cuore di tutti i reggiani. E allora, restiamo in tema di granata con la prossima foto. Questa è l'inaugurazione dello store Granata. Parliamo di un'altra parte della tua vita professionale. Sì, diciamo, quello rappresenta qualcosa di speciale, perché credo che lo store abbia vissuto tutto quello che la Reggiana ha visto negli ultimi 4 anni ed è ancora lì. E quindi quello rappresenta per me un valore più profondo che è l'essere coriacei come reggiani. Ha subito la prima partenza con Mike Piazza, il fallimento, la ripartenza alla Serie D, 2 promozioni ed è ancora lì. È l'unica realtà aziendale che di fatto, seppur con una storicità breve, ha visto tutto. Ha subito tutto ma ne è venuta fuori, quindi per me quella foto è particolare perché sancisce l'inizio di un'avventura stupenda. Hai ripetuto spesso la parola valori, allora con la prossima foto ti voglio far parlare del viaggio della felicità. Cos'è? Ma quello è stata una cosa speciale che ha coinvolto la mia azienda per un'iniziativa fatta con l'assistenza pubblica di Parma, con cui noi professionalmente siamo molto legati e anche personalmente. Qui avevamo costruito per conto di questa bellissima realtà un veicolo destinato a un viaggio fatto per una persona che da anni è su un letto e ha potuto realizzare il proprio sogno di andare a visitare un campo di concentramento a Mauthausen anche grazie al contributo che abbiamo dato nel produrre quel mezzo. Quindi questa cosa, dove siamo stati invitati io e il mio socio a presenziare, mi è rimasta nel cuore particolarmente. Nella tua vita professionale possiamo inserire anche la tua foto in uniforme da carabiniere. Professionale in realtà è privata professionale, perché l'ho vissuta nel periodo di leva, però mi ha insegnato tanto. Io all'arma, credo dall'arma di aver ricevuto tanto. Lo sport mi ha insegnato tanto nell'educazione, nel rispetto dei valori e delle regole dell'avversario. L'arma mi ha insegnato tanto la legalità, l'onestà e il fatto che le persone dedichino una vita intera a qualcosa che è un sogno che non toccano, anzi rischiano la vita. E io questo ce l'ho nel cuore perché l'ho vissuto nel periodo, seppur nel periodo di leva, e mi è rimasto dentro. Pertanto il mio attaccamento ai valori di legalità credo venga anche di lì. Facciamo un salto anche all'estero. Questo è uno dei simboli classici di Londra. Cosa rappresenta per te Londra? Ma quella fotografia fu da me fatta da una stanza di un albergo anni e anni fa, perché in un periodo di vita professionale in cui ero spesso all'estero per un progetto che poi partì e insomma diede degli ottimi risultati,
Io che poi non amavo viaggiare, ma soprattutto la mia professionalità era in un ambito nazionale, mi costruì dentro molto questa esperienza del poter andare spesso in un paese che ha caratteristiche e una tradizione molto molto profonda. Quindi Londra per me è una città particolare e ci ho lasciato veramente tante esperienze, ma ho assimilato tanto da quella città. Entriamo anche nel tuo privato. Questa è la foto di Erika, la tua compagna. Vabbè, adesso non esagero nel parlarne, se dopo non la teniamo più. No, è una ragazza con cui sto condividendo ormai da tantissimi anni un po' tutta la mia vita tribolata, quindi a lei devo tanto perché non è facile seguire un po' gli alti e i bassi di quello che sono io, anche caratterialmente. Un po' sono drogato purtroppo da questa vita che mi rimbalza da una parte all'altra, ma non è facile starmi di fianco, quindi lei posso dire che ha sempre dimostrato un attaccamento che va al di là del fisico, ma proprio sa interpretare al meglio come sono io e la ringrazio. E poi c'è Alessandro, tuo figlio. Questa foto è particolare perché mi ricordo che la feci in centro a Reggio quando per la prima volta vide le fontane in Piazza della Vittoria. Qui è una foto dove ovviamente adesso è più grande, però mi ricorda molto il legame che ho ovviamente con lui e il fatto che sia un legame proprio non solo da padre e figlio, ma anche lui è cresciuto tanto con me in tante attività che ho fatto e lo vedo come se fosse me in piccolo oggi. Questa foto in centro città, attaccato come sono io a Reggio, per me è molto particolare, insomma. Dalla tua famiglia parliamo anche di amicizia. Questo è Miki. Chi è stato Miki nei primi Miki, passi della nuova Reggiana? Sì, Miki a parte è stato ufficialmente il segretario della Serie D quando la Reggiana è ripartita per il fallimento, era il mio segretario personale. Ci tengo a spiegarlo e a specificarlo. Lui ha seguito tanto per noi, è un ragazzo d'oro di Reggio Emilia, ha lavorato tanto allo store, ha dato una grande mano allo store. C'è un attaccamento particolare con lui e questa foto fu fatta in un periodo particolare in cui c'era ancora il disastro di Reggiana che non si sapeva sull'iscrizione o no, prima ancora che arrivassi io come presidente. E ricordo che utilizzai quella foto per fare un post su Facebook per tranquillizzare lui che era terrorizzato dal fatto che la Reggiana potesse fallire, ma per tranquillizzare mediamente anche tutti i reggiani dicendo state tranquilli che se vogliamo fare le cose bene in qualche modo ci saltiamo fuori. Quindi è diventato un po' il simbolo di questa ripartenza. Famiglia, amicizia, parliamo anche di passione. La foto della presentazione dell'Alfa Giulia, quella ufficiale. Sì, questa è una foto che mi lega molto alla storia che io ho con Fiat, anche legata al nostro mondo. Soprattutto l'ammirazione che io ho sempre avuto per il professor Sergio Marchionne, per il suo modo di rapportarsi con i collaboratori, ma anche di intuire delle dinamiche imprenditoriali come solo lui forse è riuscito a fare negli ultimi anni. Ovviamente se uno ha degli idoli dal punto di vista professionale, è giusto averne, secondo me, per prenderli come esempio. Lui è uno di quelli per me. E la Giulia rappresenta per me una delle passioni che ho per le auto, perché io vivo in quel mondo, le auto una volta mi piacevano ancora di più, avevo più tempo anche per poterle usare, però quella Giulia nello specifico che fu quella che presentò lui insieme a John Elkann è un'auto che sono poi riuscito ad acquistare, quindi quella foto lì ha doppia valenza, sia per Sergio Marchionne, buonanima, e anche per la vettura. C'è tanto, tantissimo sport nella tua vita, al di là dei ruoli che tutti conoscono. Io vorrei proporti come prima foto sportiva questa del gruppo ciclistico Apre. Il gruppo Apre è un gruppo di handbike che nasce a Reggio Emilia nel 2003. E contestualmente alla nascita di Olmedo, che pochi mesi dopo aprì il proprio headquarter a Bibbiano, iniziò un percorso con loro, un percorso fatto di un supporto come sponsorizzazione, ma qualcosa di più, una vera amicizia. Perché questo gruppo è fatto di ragazzi che corrono in tutta Italia e utilizzano le handbike come motivo di rivalsa verso lo sport, ma corrono a livelli molto alti. Quindi la mia passione per lo sport con loro è diventata ancora più forte perché questi ragazzi riescono a esprimere il meglio e in questi 15 anni dove non ci siamo mai lasciati, quasi 20 anni, sono cresciuti tantissimo. E a proposito di sport per te personalmente,
c'è questa foto in versione pugile. E questa foto risale a molti anni fa. Fu fatta in concomitanza con un supporto che mi diede un amico di un'attività di Reggio Emilia, ex Coca Club, lo nomino perché tanto non c'è più, che in quel periodo già cercavo di raccogliere gli sponsor per me stesso. E quindi questa foto fu fatta come, diciamo, a emblema del grande aiuto che mi aveva dato. Sui pantaloni avevo messo il logo della sua azienda. Questa qui è una foto che mi ritraeva nei periodi in cui alla box tricolore Reggio Emilia, pugilistica reggiana all'epoca di Via Guasco, e mi allenavo e quindi me la ricordo perché è rimasta appesa per tanto tempo in quel negozio. E a proposito di box, il link è immediato. Sergio Cavallari. Sergio Cavallari per me rappresenta qualcosa di più. Premetto che tutte le domeniche mattina ci vediamo per parlare e per pianificare l'attività della box come mai fatto prima. È un legame non solo di amicizia, è un legame quasi padre-figlio. Lui è stata la prima persona che mi ha accolto nella box tricolore. Un maestro di box non accetta ma accoglie i pugili, perché i pugili devono essere parte di una famiglia. Se la famiglia non è in linea con quello che la persona si aspetta, non è la sua famiglia. Io trovai una seconda famiglia all'interno della box tricolore, e Sergio Cavallari posso dire che rappresenta ancora per me un riferimento di vita, per quello che ha fatto per me, per quello che ha fatto per lo sport e per quello che ha rappresentato per tutta Reggio. E a proposito, sempre di box, Giovanni Parisi, una ferita aperta. È una ferita aperta. Questa foto è particolare. Credo che tanti ragazzi si stanno guardando la trasmissione adesso, intendo gli atleti della Reggiana, la riconoscano. Questa è una foto che abbiamo utilizzato per emozionarli ancora di più prima della finale playoff. Ed è una cosa che io ho voluto raccontare perché, avendo conosciuto personalmente Giovanni Parisi, avendo rappresentato per lo sport mondiale un emblema vero, aver fatto girare il colore azzurro in tutto il mondo in quel modo, ha smosso qualcosa anche nel cuore di tutti gli appassionati, non solo di box. Quindi con Giovanni Parisi, tutte le volte che vedo questa foto mi ritrovo un po', perché quando vinse le Olimpiadi, contro ogni pronostico, saltò fuori quel qualcosa in più che aveva dentro, quello che poi hanno fatto i ragazzi quando hanno vinto la finale. Prima di tornare allo sport di Reggio Emilia, ti tengo un attimo sul mondo, perché c'è il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Sentire il nome Infantino credo sia uno scossone per tutta Reggio Emilia, perché il presidente della FIFA, quindi la massima espressione del calcio mondiale, che abbia scritto a brevi mani una lettera per ringraziare quello che la Reggiana ha fatto in un periodo così difficile, in cui la pandemia mieteva centinaia e migliaia di vittime al giorno, abbiamo avuto la forza e il coraggio di costruire qualcosa per coinvolgere il territorio a favore di gente che moriva. Questo per me deve entrare nella storia di Reggio Emilia come una di quelle pietre miliari che la Reggiana ha raggiunto e vale di più di qualsiasi altra promozione. Quindi quando sento il nome Infantino o vedo la sua immagine, ricordo tutto quello che siamo riusciti a fare in quel periodo e che rimarrà per sempre. Siccome stiamo raccontando tutto di te, come ricorda anche la nostra colonna sonora, una parte importante della tua storia è che sei stato il presidente nel giorno del centenario della Reggiana. Allora ti porto in piazza in quella serata. Che posto c'è nei tuoi ricordi? Io l'ho vissuta quella foto dal lato degli atleti, quindi vedevo la piazza, e soprattutto di questa foto ricordo qualcosa a livello uditivo, perché ricordo quel suono strano di una piazza non contenta di quelle maglie. E io ho vissuto la felicità del centenario, la felicità di una piazza che aveva voglia di festeggiare, poi con tutto quello che è successo, ma intanto l'ho vissuta in contrapposizione a quello che è stato un impatto mediatico pesantissimo. Però mi sono preso una responsabilità quando abbiamo deciso quelle maglie insieme. Ho detto: dobbiamo farlo perché sono certo che ai reggiani poi piaceranno. E in quel momento mi sono nati tutti i dubbi, ma avremmo fatto bene o no? Poi si è cancellato tutto e questa foto mi ricorda quello status mentale di quel momento. Beh, bello brutto, ha portato fortuna. Ha portato fortuna, è piaciuta, consideriamo che è stata anche premiata come una delle maglie, parlo quella della prima blugrana, quella della prima maglia,
con una delle maglie più belle della storia della Reggiana, una delle più vendute. Ho letto anche delle critiche a livello nazionale come una scelta di coraggio, cioè utilizzare una maglia mai utilizzata prima, così diversa l'anno del centenario. Può essere tutto bene o può essere tutto male. Io credo che le scelte vadano fatte con coraggio. In quel caso abbiamo dimostrato proprio chi eravamo. Ed è stata l'ultima maglia indossata da calciatore da Alessandro Spanò. Ah, Alessandro Spanò, inutile che apriamo una parentesi così profonda sul valore di questo uomo, di questo ragazzo, di questo calciatore. Alessandro per me è qualcosa di più, come lo è, credo, per tutte le persone che lo hanno conosciuto. Ho potuto confidare con lui il mio parere sul suo futuro e lui si è potuto aprire con me nel momento in cui ci siamo visti e ci siamo trovati sempre allineati su ogni punto di vista. La scelta che ha fatto è una scelta davvero uomo, ma soprattutto, come gli ho scritto, è una scelta che deve essere presa da esempio. E tanta gente indecisa nel fare delle scelte nel momento in cui non sa se sta facendo bene o sta facendo male, pensando a quello che ha fatto Alessandro Spanò, può convincersi sul valore di quello che sta facendo. Quindi è un patrimonio per Reggio Emilia. Spanò non vedo l'ora che torni e che rimanga qua. Chi non ha mai avuto paura di fare delle scelte anche forti è Romano Amadei. Romano Amadei per me, lui non c'è bisogno di parlare di quello che ha fatto nella sua storia, perché credo che A, la sua storia si racconti da sola, B, per parlare di Romano Amadei bisogna avere il livello di Romano Amadei, quindi io non mi azzardo minimamente, posso però dire quello che ha trasmesso a me, quello che sento e che percepisco da una persona che ha valori di altri tempi, che riesce a trasmetterli con poche parole e spesso utilizzando le frasi scritte. Le frasi scritte sono quelle su cui uno può riflettere, diventano un patrimonio perché rimangono, mentre le parole volano. Romano Amadei ha questo modus che piace tanto anche a me, di scrivere, perché si è convinti che quello che si scrive poi rimane. E Romano Amadei, inutile che dica quello che ha fatto per Reggio Emilia e per la Reggiana, quello che abbiamo ottenuto è veramente grazie a lui e grazie alla scelta che ha fatto venendo a Reggio. Dietro i grandi risultati della prima squadra c'è però anche un progetto importante, che è quello dei ragazzi della quarta categoria. Questo è per me un valore tanto elevato quanto quello della prima squadra, perché Reggio Emilia è stata la prima a introdurre quarta categoria come squadre special a livello nazionale, è stata poi la più copiata, è stata quella che ha introdotto un modello introduttivo per i ragazzi, soprattutto inclusivo, con le stesse regole, gli stessi livelli della Lega Professionistica, ed è stata quella ancora tra le prime veramente ad abbinarla a Reggio Emilia Città Senza Barriere. Quindi noi abbiamo unito il calcio a un patrimonio culturale della città. Quindi quarta categoria per me è particolare, non perché c'è un aspetto di me che è più volto verso i ragazzi con difficoltà o con disabilità, questo deriva un po' da come sono io, ma è perché credo che il valore che loro esprimono in campo sia lo stesso che esprimono i campioni della Champions League. E alla fine, insomma, l'immagine conclusiva del nostro viaggio non può che essere l'immagine della festa, della promozione. Che serata è stata quel 22 luglio? Commovente ripensarci, penso che più passi il tempo più diventi un ricordo che smuova tante cose all'interno di ogni reggiano. Io credo che scelsi la canzone, ho detto, se dobbiamo finire vincenti dobbiamo utilizzare la canzone di Notti Magiche, cosa che abbiamo fatto, perché io le Notti Magiche negli anni del Mondiale dell'Italia le ho vissute nello stesso modo, d'estate, con tutti i bar che avevano una televisione accesa e persone che la guardavano. È successo la stessa cosa in tutta la provincia di Reggio in quella partita, quindi quando io ho percepito questa energia da un territorio intero, non solo da calciatori che avevano appena vinto, ho detto qui abbiamo veramente fatto un ottimo lavoro, perché la Reggiana è ancora nel cuore di tutti, ma è un orgoglio poterne parlare. Quindi questa per me è l'apice di un percorso che ci ha portato a essere chi siamo oggi. Cuori granata che battono ancora. Soprattutto più di prima. Direi che per oggi può bastare, ma tante ne ho da raccontarvi. Tanti vecchi e nuovi cuori granata ho da presentarvi. Abbiamo solo percorso pochi chilometri. Il nostro bel viaggio continua la prossima settimana. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all.
and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all.